quando sono in giro a concerti, oppure anche magari nei DM di Instagram, che qualcuno mi ferma, mi scrive, magari per ringraziarmi. Questa cosa mi fa piacere e mi dice: oh, bella canta, grazie a te ho scoperto questa band, ho scoperto questo filone di pane avrei scoperto grazie al mio canale. E non comincio così perché mi voglio fare un bocchino da solo. Sì, mi fa piacere che grazie a questo canale magari qualcuno scopra qualcosa di nuovo, ma per sottolineare che la persona a cui tutta questa sbatta del canale più utile, alla fine sono io. Qua siamo in due, mi sembra che l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io, la stessa persona che poi prima o poi ti menerà. Sì, perché da quando ho cominciato questo progetto è stato per me sempre fonte di nuovi stimoli. Sono sempre stato entusiasta per andare ad esplorare nuove sonorità e probabilmente anche senza il canale non mi sarei fermato, ma forse non mi sarei spinto così oltre. E quindi da qui l'input a informarsi, a leggere, ad ascoltare cose nuove. Senza questo canale molto probabilmente non sarei mai finito il concerto cui vi andrò a raccontare oggi. Infatti la band Home Is Where li ho conosciuti leggendomi le classifiche di fine anno del 2023, e quella a cui do più credito, l'ho detto già altre volte su questo canale, è quella di Brooklyn Vegan. È stata che apprezzo particolarmente come disco punk dell'anno del 2023 aveva premiato proprio The Wailer degli Home Is Where, disco che ho proprio comprato quella sera e che già da tempo stavo puntando. Come band per me è stata un po' una scoperta. Sai, tratto musica punk rock qua sul canale e quindi in qualche modo pensavo di prenderci sulle prime posizioni, ma quando ho visto questa copertina rosa ho detto: e questi chi cazzo sono? E quando sei ignorante su un determinato argomento le soluzioni sono due: o ti incazzi e fai il presuntuoso, oppure con umiltà incominci ad informarti, e questa è sempre la cosa che preferisco fare. Quindi ragaz, quello di oggi sarà il racconto del concerto degli Home Is Where alla bellissima Williamsburg Music Hall di Brooklyn. Buon video! Questa sera, ragaz, vado in nuova scoperta a Williamsburg, Brooklyn, dove vado a vedere un concerto un po' anche per far scouting, per conoscere band nuove. Headliner della serata saranno gli Home Is Where, che proprio te lo dico sinceramente, fino a qualche mese fa non sapevo assolutamente chi fossero, ma poi sono balzati al mio occhio grazie al fatto che hanno vinto il premio e cioè hanno avuto il riconoscimento da parte di Brooklyn Vegan, testata che sapete che stimo, come miglior disco punk dell'anno, The Wailer. Posizione che mi ha lasciato alquanto sorpreso, anche perché avevo titoli più caldi, però devo dire che da quel momento mi sono messo dietro e li ho ascoltati parecchio. Quindi è successo che avevano una data a New York proprio durante il mio soggiorno e così stasera non manco l'occasione di andarli a vedere e farmi un'idea di persona. Assieme a loro ci saranno altre tre band che probabilmente il cantante del futuro ti avrà già detto. E quindi dai, sono molto curioso anche perché oggi vado fuori dalla mia comfort zone, tutte band che non ho mai visto in precedenza, e quindi come al solito sarà l'occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Comunque vè che bello qua che è il Queens. Il problema di questo quartiere è che Eddie Murphy ci aveva dato un'idea sbagliata nel Principe cerca moglie. Il Queens è veramente fantastico. Anche se ammetto che qualche blocco più in qua ci sono delle zone un pochino tese, però sempre big up per il Queens. Ormai mi ritengo un abitante di Long Island City dopo tanti anni che torno sempre qua. Dai, adesso due treni perché come al solito Brooklyn e il Queens sono collegati male e devo passare da Manhattan. Dai! Yeah. Allora ragazzi, la Williamsburg Music Hall è una location veramente fotonica. Mi avete già ripreso qualcuno col fatto che sto a incensare le venue americane? Però ragazzi, lo ammetto, queste venue americane sono fatte veramente molto bene e su un posto mi piace, lo dico con entusiasmo. Disposta su tre livelli, con platea per vedere il concerto, balconata superiore e poi si poteva scendere giù. Tra l'altro sopra la scala, a mo' di santino, c'era un bellissimo graffito di MCA dei Beastie Boys. E sotto area bar e guardaroba. Allora,
Allora, delle band che hanno suonato assieme a Homies Wear, mi vorrei concentrare particolarmente su una che mi è piaciuta, Ogbert the Nerd. Spiego con la frase che usano per descriversi su Instagram, The Only Emo Band in New Jersey. Vengono da New Brunswick come Gaslight Anthem e dal vivo mi ha letteralmente fatto impazzire. Si descrivono emo e questa etichetta non fa una piega, ma molto tendente al melodic punk rock. Il vivo mi hanno fatto letteralmente impazzire, hanno tirato su uno show veramente degno di nota, tant'è che gli ho anche preso il disco I Don't Hate You, che l'ho comprato su cassetta, eccolo qua. Allora, ero indeciso se prendere la cassetta o il vinile, ma il vinile costava $30 ed era tanto. La cassetta era 10, non ho tante cassette, allora ho detto, sai che cazzo faccio? Mi accolo la cassetta per loro. Quindi eccola qua. Ve la apro, non so stabilire se questo è un viola o un blu. Comunque le cassettine sono sempre qualcosa che adoro. Ragazzi, andatevi a recuperare questa band perché non la conoscevo e quando un gruppo ti conquista dal vivo è la cosa migliore. Non male neanche le altre due band, Ok Cado, le Max Hill. Questi ultimi forse un po' troppo mat per i miei gusti, ma lo shout out lo do a Ogbert the Nerd. We're Homies Wear, we're from Florida. Welcome to the Weekend Eternal Review. Per quel che riguarda gli Homies Wear, sono molto felice di essere andato a questo concerto perché sono riuscito a apprezzare la band sia dal punto di vista artistico, sono veramente fenomenali, ma ancor più mi è piaciuto vedere l'empatia che sono riusciti a creare con il pubblico. La band della Florida è portatrice di ideali di inclusione e per quanto per certi versi io magari non potessi essere in target proprio per quel concerto, forse ero più grande dell'età media del pubblico, però il bello è che a un loro concerto non ti senti mai fuori posto. Il dialogo che riuscivano ad avere con il pubblico tra un pezzo e l'altro è stato qualcosa veramente di confortante. E devo dire che per me questo concerto è stato un ottimo entry point verso questa band. Sì, mi ero già ascoltato The Wailer diverse volte, ma ora dopo questo concerto sicuramente avrò degli elementi in più per capire questa band. Non so se questo sia o meno il miglior disco punk rock uscito nel 2023, anche perché le sfumature al suo interno sono veramente molteplici. Si va dal folk all'indie alternative. Siamo di fronte a quella che secondo me è veramente una grandissima band. E ora ho molti elementi in più per potervela raccontare. Magari in futuro farò un video dedicato a questo vinile. Fa sapere qua nei commenti se ti può interessare. Quindi ragazzi, il messaggio di oggi è questo. Il concerto mi è piaciuto tantissimo, oltre alla conferma di Homies Wear ho fatto la bellissima scoperta di Ogbert the Nerd, quindi non posso fare altro che ribadirvi uno dei miei mantra, siate sempre curiosissimi, mettetevi in gioco e andate a scoprire cose nuove. Ma benché vada avete imparato qualcosa.
Bella Regas, anche per oggi è tutto. E voi non smettete mai di imparare. Ciao Regas.